Ci si aspettava qualcosa di meglio dalla Smart System Essence Hotels che, impegnata sul campo di Cantù, non ha invece saputo capitalizzare la spinta derivata dalla prima vittoria in campionato, quella centrata la domenica prima con Macerata. Complicato spuntarla se si batte con meno efficace continuità dell'avversario, si riceve peggio e di conseguenza non si attacca con buone percentuali e infine anche muro e difesa sono in difetto. E questo è quanto accaduto in una sfida apparentemente alla portata, in cui la squadra di Mastrangelo è riuscita però solo a tratti a tenere il ritmo dei padroni di casa, nemmeno avere portato a casa il terzo parziale, in cui i virtussini hanno anche cancellato un match point, ha fatto girare la partita, con un quarto set che ha poi ricalcato il canovaccio dei primi due. Cantù che fa corsa di testa e Fano che arranca, ancora alla ricerca di una fluidità di gioco e anche di una convinzione che permettano, specie in campo esterno, di dire autorevolmente la propria. Quasi tutti sottotono i virtussini, a parte forse Klobuchar, che subentrato a Merlo ha portato un po' di concretezza, mentre dall'altra parte Novello non ha praticamente mai trovato opposizione. I primi due siamo partiti non bene, e questa cosa poi, insomma, le conseguenze le abbiamo viste. Siamo stati bravi poi il terzo a lottare poi punto a punto a fine set, a portarlo a casa. Abbiamo dimostrato, secondo me, ciò che veramente siamo e ciò che valiamo. Poi il quarto loro ci hanno messo subito sotto come i primi due e l'abbiamo sofferto molto. Infatti poi si è visto e il risultato parla chiaro. Per noi sì, abbiamo fatto qualche errore di più, troppo, e poi anche non siamo stati decisivi nella battuta, e poi è difficile giocare così quando hanno più o meno riceve perfetto, e poi è difficile, ma secondo me sì, abbiamo fatto qualche errore troppo. Così è difficile poi. Primo successo pieno invece per la Mega Box Vallefoglia, che piega senza nemmeno sforzarsi più di tanto Busto Arsizio. Sempre in controllo la squadra di Pistola, che dà corso alle buone sensazioni trasmesse nelle prime due gare. I 6 punti incasellati, che collocano già in orbita playoff, rappresentano in ogni caso un bottino consistente da spendere quando il calendario metterà sulla strada delle tiri squadre di più alto profilo. Ancora una delusione per il pubblico sempre fedele e numeroso della Vitri Frigo Arena, costretto ad assistere al terzo KO in fila della Carpegna Prosciutto. Stavolta è Verona a sbancare Pesaro, come peraltro si poteva anche immaginare apparecchiando alla vigilia i valori. Magari la squadra dell'ex Ramagli non era stata sin qui abbastanza continua, ma rispetto a quella affidata in settimana a Spiroleca poteva esibire altre credenziali. Il campo ne ha fornito prova, con la Tezenis che prende subito il largo grazie al tiro da tre, mentre dall'altra parte sempre solo Ahmad trova con disinvoltura la strada del canestro. Il merito della VL è stato quello di rimettersi comunque in scia, il demerito, quando si è spento l'americano, di non avere trovato alternative. Ormai affezionata agli 1-1 la Vispesaro, che a Chiavari ottiene il terzo pari in sequenza, sempre con lo stesso punteggio. Come già a Sestri Levante, è la squadra di Stellone a colpire per prima grazie alla prontezza di Coppola, che sfrutta gli sviluppi favorevoli di una punizione del solito di Paola, ma la replica dell'Entella con Marconi non si è fatta attendere. Rispetto ai due analoghi precedenti, è comunque un risultato che può inorgoglire, perché di fronte c'era una squadra in salute che punta ad un ruolo da protagonista, e la Vissa ha saputo contenerne l'urto e rispondere colpo su colpo, fino a sfiorare, nel finale con Cannavò, addirittura la vittoria. Osservazione corretta quella dell'allenatore Fucili, che a margine della affermazione del Fossombrone sull'Atletico Ascoli ha fatto notare come già lo scorso anno, a questo punto della stagione, i suoi fossero super giù allo stesso livello. Non di meno il nuovo acuto dei Metaurensi, che con la prodezza balistica di Riccardo Pandolfi hanno avuto la meglio su una delle formazioni più indigeste del lotto, fa notizia perché consente di guadagnare la vetta della classifica in condivisione con la San Benedettese. Anche in quest'ultima sfida, un Fossombrone accorto e ben disposto, capace di trovare il gol al momento giusto e poi di circoscrivere al minimo i rischi. In eccellenza continua la scalata del Montecchio Gallo, che dilaga sul campo dell'Atletico Mariner, mentre si interrompe quella dell'Urbania, sopraffatta Matelica. E mentre il Fano Calcio ne segna 9 a casa 33, confermandosi a punteggio pieno nel campionato di terza categoria, sempre in eccellenza ingoia un altro boccone amaro l'Alma, anche stavolta ripresa sul più bello. Urbino aggiusta solo allo scadere il risultato, ma l'1-1 contro l'ultima in classifica testimonia comunque delle difficoltà attraversate dalla squadra di Mariani.